arrivato l'appuntamento con la vittoria, che cosa si sente di dire dopo questo pareggio ottenuto con una squadra in 10 per oltre 50 minuti? Ma anche prima di passare in svantaggio, su una deviazione un po' sfortunata, avevamo creato delle buone opportunità. Poi qualche volta ci siamo allungati la palla col compagno libero, qualche volta abbiamo ignorato ulteriormente il compagno libero. Abbiamo avuto dei break importanti nel primo tempo in cui qualche volta abbiamo concluso, ma tante altre volte potevamo concludere. Un paio di calci piazzati, un paio di calci d'angoli battuti bene, un po' abbiamo rischiato qualche situazione, ma conseguenza di calci piazzati, poi siamo passati in svantaggio, però 10, anche l'espulsione del giocatore del Siena perché ha fatto fallo due volte, perché erano situazioni anche importanti di break, di ripartenza sul campo aperto. Abbiamo provato a vincerla fino alla fine, perché abbiamo finito con 4 attaccanti, insomma 3 più 1, abbiamo cambiato un po' tutti, era pure la terza partita in 7 giorni. Complessivamente abbiamo fatto una buona gara, sono contento soprattutto per quello che abbiamo fatto in mezzo al campo e per la partita di Verorica, che ha confermato di essere un ragazzo affidabile. Oggi, a differenza delle altre gare, insomma, in difesa non avete corso grandissimi rischi, ci sono fatte per quegli ultimi 5 minuti del primo tempo, però questa squadra da qualche settimana produce molto poco in attacco. Anche ma non sono d'accordo, lei mi ha fatto la stessa domanda la settimana scorsa, non sono d'accordo, sa perché? Lanni ha fatto una parata in 93. No, ho capito, ma non le opportunità o le occasioni da gol non sono soltanto quelle quando si tira in porta, è chiaro che bisogna tirare in porta, però secondo me non è una domanda giusta la sua, perché, e lo ha visto anche lei, in tante situazioni nel primo tempo ma anche nel secondo tempo non siamo riusciti a concludere in porta, perché non siamo riusciti a dare la palla facile al compagno che si sarebbe presentato davanti al portiere. Quindi è vero quello che dice lei, però abbiamo prodotto, perché quelle non sono potenziali occasioni. Quando arrivi in un 3 contro 1, oppure isoli un difensore in un 2 contro 1 in un pezzettino di campo e Raudi non dà la palla anzita che sarebbe stato proprio davanti al portiere, o De Marchi se l'allunga, quando ci sono tutte potenziali occasioni da rete, quindi non è vero che abbiamo costruito l'ultima cosa, poi poco. Non voglio togliere spazio ai colleghi, la settimana scorsa dopo la sconfitta con il Modena, ad alcune domande di alcuni colleghi, il direttore sportivo e il presidente avevano detto Auteri non si tocca, lei è tranquillo in questo momento con questi risultati? Ma guardi, lei mi fa una domanda che io francamente siamo non qui so per farle domande. Non so, sì, ma mi fa una domanda a cui io sono proprio l'ultimo da rispondere. Vabbè, io sono tranquillo, io faccio con questa classifica in questo momento della stagione, lei è tranquillo e soddisfatto del rendimento della sua squadra? Lei mi ha fatto due domande in una, le rispondo una alla volta. Io sono l'ultima persona a rispondere alla prima domanda che mi ha fatto, perché appartiene ad altri. Io faccio il mio lavoro e cerco di farlo con coscienza e al massimo. Poi adesso la posizione di classifica è questa? Vedremo, io dico che i conti si fanno alla fine. Poi se uno vuole far trarre il dato adesso, il dato non si trae adesso, ci vuole tempo. Ed è chiaro che qualche problema lo abbiamo manifestato, però io sono anche convinto che questo sia un gruppo forte e che piano piano troveremo la sintesi di tutto, e quindi oggi abbiamo fatto secondo me una buona gara contro comunque una buona squadra, siamo stati compatti anche con tanti giocatori fuori, io poi neanche sono abituato a lamentarmi, io dico il mio lavoro non credo che debba essere giudicato soltanto sulla posizione classifica, credo che le valutazioni siano più complesse e più a 360 gradi, ma io per il lavoro che faccio con me stesso discuto continuamente quando parlo di calcio e anche con chi mi circonda, quindi con i miei collaboratori, con i miei giocatori, con la mia società e con tutti quelli che sono in grado di parlare dell'argomento. Grazie. Il fatto mister è che non siete riusciti a concludere a rete, pensa sia stato più un difetto vostro o è stato più un merito del Siena? Ma credo un difetto nostro, perché lei l'ha visto, cioè quando su una situazione importante Raudi fa la scelta di rientrare invece di dare una palla facile a Anzita che sarebbe stata con la difesa girata davanti al portiere o De Marchi o lo stesso Raudi. Abbiamo avuto delle potenziali opportunità importanti in cui non siamo riusciti a fare un passaggio facile che sarebbe stato a quel punto decisivo e che ci avrebbe permesso di concludere, però
oggi in questo momento per tanti motivi era importante non perdere. Io sono contento della risposta che ho avuto, soprattutto in mezzo al campo, di quello che abbiamo fatto. Era anche la terza partita in 7 giorni. È chiaro che mi sarei aspettato qualcosina in più da chi è entrato, quello sì, perché poi col Siena in 10 noi abbiamo provato a vincere la partita, siamo schierati con 2 esterni larghi, con Marilungo più Ferrari, poi nel gioco dei cambi ci abbiamo provato fino alla fine e forse qualcosina di più concreto potevamo produrre. Mister, che Siena ha visto e se era quello che si aspettava? No, non mi mettete in difficoltà, già io faccio fatica a centrare i nostri problemi, si figuri se mi posso immedesimare in quelli degli altri o nelle positività che hanno gli altri. Il Siena è una squadra ben allenata, si vede, è una squadra che ha qualità, e che ha qualità, voglio dire, ma di tempo ce n'è, siamo appena alla 10ª giornata di campionato, bisogna fare 2/3. Senta, è un punto guadagnato o un punto perso? Per come si è sviluppata la partita abbiamo provato a vincere la partita, quindi ci abbiamo provato fino alla fine. Siccome non l'abbiamo fatto, io mi sento di dire che per come si è sviluppata la gara potevamo ottenerli 3 punti. Grazie. Praticamente si è schierato in questa maniera solo per colpa delle assenze di difesa, oppure vuole anche mettersi magari a specchio rispetto al Siena? No, abbiamo deciso di giocare con i 3 centrocampisti oggi, e questo poi in virtù di questo tutte le scelte sono state una logica conseguenza. Vabbè, dietro mancavano alcuni giocatori, era la terza partita in 7 giorni, ho preferito far giocare inizialmente chi era un po' più fresco come Rauti o come De Marchi, poi io li conosco i miei giocatori, per cui Ferrari oggi 90 minuti, terza partita in 7 giorni, difficilmente li avrebbe potuti fare ad alto livello, ma un tempo sì, lo sapevo già in partenza, e quindi molte volte le scelte sono influenzate anche da questi turni infrasettimanali che insomma